Allora, fine delle domande, giusto? Inizio la lezione. Allora, ho deciso di fare. Ora, ho deciso. Però adesso non la potrò girare, sì, la posso girare. Ho deciso di dedicare una lezione a una cosa che non c'entra niente. Il che non significa che voi a casa potete spegnere e andare a vedere Beautiful, ma visto che nella prima lezione io ho parlato di cercare di imparare a ragionare, cercare non solo di memorizzare, eccetera, ho pensato che forse nessuno vi ha mai fatto una lezione, un corso di logica. Corso di logica? Corso di logica? Filosofia a scuola? Aristotele? Qualcuno di voi a casa ha mai fatto un corso di logica? Filosofia sì, logica no. Logica è un cazzo. Va bene, allora, fare un corso di logica è estremamente fuori da quello che so fare, ma soprattutto molto complicato. Allora, qualche anno fa io ho messo insieme alcune cose, la cui fonte principale è una signora che si chiama Barbara Minto, che ha scritto un libro non sulla logica, ma come si usa la logica nel business. Che dal punto di vista della logica, quando voi ne parlate con uno che insegna logica, dice, ma sì, meno dell'ABC. Da un punto di vista dell'impatto manageriale, mi sembra sia molto utile. E non mi sembra solo a me, nel senso che Barbara Minto è famosa in tutto il mondo per aver scritto questo libro che si chiama Pyramid Principle. Io cercherò di darvene un riassunto. E partirò, per evitare di fare teoria della logica, da come si comunica. Cioè, non discuteremo come si pensa, che è una roba molto complicata. Discuteremo come si parla, che invece è una cosa molto pratica. Quando voi rispondete con 350 battute alle domande dei casi, comunicate una struttura logica. Partiamo da un esempio. Pensate di trovare un messaggio di questo tipo. C'è un problema con la prenotazione del tuo hotel per la conferenza di Colonia. Ci sono delle stanze per martedì e mercoledì notte, solo. L'hotel è pieno il lunedì. Ho cercato molti altri hotel, ma non ne ho trovato nessuno perché c'è la fiera dell'elettronica. Sto ancora provando con i bed and breakfast comunque. Il Dipartimento per i viaggi mi ha detto che c'è un volo da Colonia, scusate, per Colonia, martedì mattina alle 8:30, che arriva alle 10:30. La conferenza inizia pomeriggio. Ci vuole un'ora per arrivare alla conferenza dall'aeroporto. Questo vuol dire che potresti ancora arrivare per l'inizio della conferenza. Peter, dal Dipartimento dei viaggi, dall'agenzia di viaggi, ha già prenotato il volo, ma comunque ti ricordo che lunedì è il tuo anniversario di nozze. Sono sotto registrazione, non posso dire cose terribili, ma mia moglie mi comunica le cose così. Cioè che quando ha finito ti serve un cablogramma per capire che cosa vuol dire. Cioè, cosa capite da questo messaggio? Tante cose mischiate. Se ci pensate, è una comunicazione. Sant'Agostino diceva che chi ha chiaro l'animo suo parla chiaro. Guardate la stessa comunicazione strutturata in modo logico. John, devi cambiare il tuo volo da lunedì a martedì mattina e partirai alle 8:30. Quello è il messaggio chiave di questa comunicazione. Se prendi quel volo, arriverai comunque alla conferenza in tempo e non dobbiamo trovare un hotel il lunedì in Colonia che non c'è. Se voli martedì mattina, puoi anche stare la domenica sera a casa e celebrare il tuo anniversario di nozze. Fammi sapere se prendi il biglietto. Allora, a parte le tante cose scomposte o no, questo messaggio ti dice devi prendere una decisione. Vuoi volare martedì mattina? If yes, dimmi di prendere il biglietto.
cosa ha fatto? Qual è la differenza tra chi ha scritto il primo e chi è il secondo? Chi ha scritto il secondo si è messo nella testa di John e ha detto: ma John, che cosa deve decidere? Se partire lunedì sera o martedì mattina. Gli frega davvero che forse ci sarà un posto in un bed and breakfast, ma che non stiamo ancora cercando? No, non è un'informazione rilevante, è un secondo, terzo ordine di informazioni. Qual è la differenza? Come si fa a parlare così invece che così? Certo, devi capire che cosa il tuo interlocutore vuole sapere, ma la verità è che tu devi pre-ragionare quello che il tuo interlocutore penserà prima di farglielo pensare. Quindi devi logicamente strutturare il ragionamento che lui farà nella sua testa. Vabbè, vi avanzo l'altro esempio. Questo vuol dire che se voi comunicate in modo efficace, avete pensato in modo efficace. E pensare in modo efficace non vuol dire solo nella vostra testa, avete replicato il pensiero nella testa di un altro. Come si fa? Allora, parte facile, adesso l'abbiamo tirata un po' lunga con le domande, vado un po' veloce qua. Allora, ci sono tre cose. Primo, qual è il contesto, la strategia della comunicazione? Secondo, qual è il contenuto? Terzo, come si prepara il documento alla fine, che ci interessa ancora meno. Allora, la strategia è qual è l'obiettivo, chi è che mi ascolta, qual è il risultato che voglio e cos'è che voglio che pensino. Per cui facciamo l'esempio del lavoro che voi fate a casa, qual è l'obiettivo? Far vedere che sto seguendo il corso con profitto, facendo il minimo sforzo possibile. Chi è la mia audience? Un professore un po' pistino che si legge 25 di ste robe, per cui è uno che ha voglia di leggere, eccetera, si impegna, ma non ci avrà anche un cazzo di tempo, per cui devo spiegargli le cose in modo conciso e devo fargli vedere che mi sto impegnando. Qual è il risultato che voglio da questa audience? Che mi dia tre punti. Cosa deve pensare? Ad esempio, perché il tuo DNA è specifico? Stefano risponde: è simile a quell'altro. E beh, è un errore di strategia. Cos'è che devo pensare? Che hai pensato a un DNA generico, che hai pensato a un DNA specifico. Per assurdo, se tu mi avessi, non mi ricordo, forse erano Nike, probabilmente se tu avessi scritto invece che simile, che a me, mentre ero lì che guardavo Benevento Milan, mi è saltato su, simile, no, specifico, se tu avessi scritto, infatti è specifico perché è diverso da, mi avessi scritto la stessa frase, adesso non dico di far così, però io probabilmente non avrei acceso la luce a simile. Chi ha scritto coccolare? Siete stati in tre. L'ho detto la lezione prima, coccolare non vuol... forse l'ho detto a Marco, non lo so. Comunque, ho detto coccolare non vuol dire un cazzo, mi sono trovato tre coccolare al terzo. Quindi, cosa vogliamo portare a casa dall'interazione? Come è fatta la mia audience? Quindi, chi è che decide? Quanto sanno di quello che gli sto dicendo, com'è che preferiscono la comunicazione, quanto buone o cattive è la lingua in cui presento, eccetera. Vi faccio degli esempi di comunicazione. Io la prima lezione gli ho detto, ragazzi, non ricopiate tutto quello che dico, ma vi darò tutte le slide prima, quando riesco, ma la maggior parte delle volte. Questo perché so che se non avete le slide tendete a scrivere. Come adesso che avete supporti digitali evoluti, se avete le slide magari prendete gli appunti sulle slide così avete già le cose scritte lì e non le dovete ricopiare. Se notate, io cerco nella maggior parte dei casi di farvi vedere le slide in inglese e parlarvi in italiano. So che è una cosa da stronzo, però è un modo per dire, secondo me bisognerebbe far tutto in inglese. Voi mi dilapidereste o mi bucareste le gomme della moto, per cui io non posso chiedervi di far tutto in inglese, già vi rompo le scatole coi casi, eccetera. No, cosa faccio? Vi costringo un po' con le slide in inglese e poi vi traduco tutto in italiano, così diciamo da rendervi la vita difficile, ma non troppo difficile. Vi do i casi in inglese e poi dico: ma se qualcuno vuol tradurre, lo sovraccarico di punti piuttosto che avere una buona traduzione per chi non vuole leggersi il caso in inglese.
e poi sempre pensare come reagiranno. Cioè, il messaggio, gli piace, non gli piace, cosa pensano, quali sono le cose su cui, gli stand point sono le cose su cui salteranno su, no? Il tuo DNA è specifico, perché il tuo DNA è specifico e simile a, è un standing point, no? Mi sono svegliato proprio. Poi una cosa che adesso non sei, adesso prendo l'esempio del lavoro che facciamo di gruppo, che forse non è, cioè il lavoro che fate per il corso, che forse non è un esempio proprio perfetto, ma ricordatevi che quando ci si trova in un gruppo, aziendalmente, si possono fare solo queste tre cose. Progress review. C'è uno che è il capo o che non è informato, bisogna spiegargli le cose. In questo caso il risultato è che uno che prima non sapeva è stato informato. Tipicamente questo vuol dire che devi dargli delle informazioni, dei dati, devi condividere con lui le tue considerazioni in modo che, diciamo, porti a pensi come te, tra virgolette. Questo vi serve un sacco, ad esempio, quando farete la tesi, no? La strategia standard è vado dal professore o gli scrivo, gli faccio vedere i passi che ho fatto, li condivido con lui, così poi il capitolo 1 è finito, non è che mi tornerà a rompere le scatole. C'è anche la strategia 2, quelli che fanno la tesi ti mandano la tesi intera. Come dire, gliela mando, così non riesce non può leggere, sono le uniche che leggo, ma proprio per pistinerie. Il secondo è problem solving. Cos'è il problem solving? C'è un problema che deve essere definito, ci troviamo per risolverlo. Quindi il mestiere è che bisogna definire un problema prima di trovarsi e poi si mettono insieme competenze diverse, responsabilità diverse e si trova un'ipotesi di soluzione. Poi naturalmente bisogna vedere se ho più ipotesi di soluzione e bisogna vedere se la soluzione funziona. Quindi il risultato è sempre una soluzione o un set di ipotesi per risolvere il problema. La terza cosa che si può fare è prendere una decisione. Il risultato di questo incontro è che è stata presa una decisione. Quindi, tipicamente, è stata presa una decisione con un piano di esecuzione appiccicato, che però non è stato discusso in quel caso lì, era stato discusso prima, e qualcuno che ha una responsabilità di farlo. Quindi qui è, in base a quello che sappiamo, abbiamo imparato, ci hanno spiegato, cosa noi capiamo della situazione, il modello mentale con cui noi agiamo, prendiamo una decisione, o meglio, chi ha la responsabilità di quella decisione la prende. Se volete analizzare un caso reale che è finito non benissimo, l'annullamento della partita Juve-Napoli di ieri sera, perché è successo? Perché hanno fatto queste tre cose qua insieme. Cioè, chi doveva decidere non sapeva un cazzo. Perché a un certo punto, cioè, chi è che decide? Il governo, l'ASL, l'ASL in base a una cosa, il governo rispetto a un'altra, eccetera. Chi è che faceva sharing di informazione? I presidenti delle squadre. Ma se ci pensate, è una roba che se voi la guardate con un po'. Chi è che ha fatto problem solving? Niente. Io la prima domanda che ho fatto, siccome questa roba qui costa, ma non costa. Non voglio fare dietrologie. Tra una settimana la Lega riceverà 1 miliardo e rotti di soldi veri da un fondo di private equity che deve vendere il prodotto calcio nel mondo. Pensate come è andato a dormire quel signore lì che ha approvato 1,2 miliardi di investimento per quello che in tutto il mondo si è visto ieri sera. Voi siete già, vi ricordate, Tafazzi. Andate su YouTube a vedere Tafazzi. Comunque, come dire, secondo me, sapendo cosa c'è, diciamo, in gioco, che non è né il Napoli che perde con la Juve perché non c'è Insigne, né lo scudetto di quest'anno, ma è il fatto che se non pigli quei 1,2 miliardi fallisci, perché alcune squadre di Serie A non hanno la cassa per arrivare a fine anno, sei un pirla se fai quella roba lì, ma
questa questo era la problem definition. La problem definition di uno era come faccio a non andare così non perdo, oppure come faccio a dire che è colpa dell'altro, oppure come faccio a gestire la deresponsabilizzazione dell'ATL, che poi sei deresponsabilizzata per il calcio e deresponsabilizzata per il resto, e poi più bello è stato non so, a un certo punto uno salta su e dice ah, si parla troppo di calcio e troppo poco della scuola. Ha detto, ma chi è che ha detto? Poi a un certo punto ho detto, ma che cazzo è che ha detto sta roba? C'è il ministro dello sport. Allora sono curioso di sapere cosa ha detto il ministro della scuola a questo punto, perché un processo dove nessuno ha strutturato un processo decisionale. Come si fa? Allora, la cosa più importante è questa. Cioè, voi dovete avere chiaramente idea di che cosa, dopo che ci avete pensato, chi vi ascolta deve pensare quando ha ascoltato quello che voi avete da dire. Io voglio che Bertoldi pensi che il DNA strategico del negozio del centro è specifico perché non ci sono altri negozi in centro fatti uguali. Faccio per dire, o quel che volete. Come si fa? Allora, funziona così. Io mi aspetto che ci sia una risposta, che Bertoldi pensi una cosa, il governo in toto, il pensiero principale che io devo assicurarmi che lui abbia in testa. Sotto ci sono i punti che gli fanno pensare quello che io voglio che lui pensi. Il costo di gestire una fabbrica è basso. I prodotti industriali si possono vendere con profitto. Il mercato dei prodotti industriali ha potenziali di crescita. Chi sente queste tre dichiarazioni? Che cosa deve pensare? Chiudereste la fabbrica? Quindi, io voglio che uno pensi, devi continuare a tenere in piedi l'unità di produzione. Questo è quello che io devo fargli entrare in mente alla fine. Sono 9, 10 parole. Come faccio? Gli do tre punti, tre fatti che sostengono quello che lui deve pensare. Ve ne faccio vedere un altro. Il mercato attuale dei device mobili è ancora piccolo, il servizio data ha il tasso di crescita più alto negli ultimi 2 anni, sempre più aziende stanno cercando di entrare in questo mercato. Se io sono un produttore di telefonia mobile, devo partire il prima possibile. Sapete perché esiste Open Fiber? Sapete cos'è Open Fiber? Allora, prossima volta. E naturalmente il meccanismo può essere sempre più supportato, come dire, una volta che tu hai deciso cosa bisogna pensare, sotto ci possono essere tanti livelli di, ad esempio, dobbiamo comprare un franchisee di Internet Caffè. Perché? Ci permette di crescere più velocemente nell'industria. Perché ci permette di crescere più velocemente nell'industria? Perché ha un mercato, una quota di mercato grande, perché non c'è competizione retail sugli internet caffè. Poi magari qua sotto c'è, ma come mai abbiamo poca competizione negli internet caffè? Perché è difficile avere una connessione, perché il rapporto costo di affitto e fatturato è molto alto, nessuno ci si vuole mettere. E perché il costo d'affitto è molto alto, eccetera, eccetera. Ricordate i 5 perché. Considerate che quando qui in testa c'era dobbiamo fare la fusione con Chrysler, i livelli erano 72. Cioè c'era un 71esimo livello che, supportato da un 72esimo, che spiegava perché farlo. Perché naturalmente più la decisione è complicata, più chi ci ragiona una mente logica, più sto albero diventa un secolare. Voi se arrivate a 3, 4, fate una festa. A 7 di solito si è risolto il problema. A 7 livelli hai scomposto il problema nel massimo modo che una mente umana normale può fare. Ora vediamo come si struttura questo alberone. E arriviamo a la filosofia della logica. Ci sono solo due modi con cui si pensa, deduttivo e induttivo. Sapete la differenza? Grazie.
che sarebbe? Sì? Cioè, fatti una domanda e datti una risposta. E questo è induttivo o deduttivo? Vuoi salvarli? Io vedevo che facevi no. Allora. È deduttivo? Un po' tautologico, deduttivo se portato a dedurre. Allora, sì, più o meno. E che cosa elabori? Siete arrivati fino a Popper quando avete fatto filosofia? Vabbè, sì? Che cazzi, anzi no, nei coglioni. Anche? Non ti chiedo. No, vabbè, ho capito. Va bene, mi sembra che c'è abbastanza confusione da fare uno sforzino. Allora, il processo induttivo è quello delle informazioni, se volete. Che vuol dire? Ci sono tre fatti, quindi tre set di informazioni portano a tre conclusioni. Le tre conclusioni ci dicono cosa dobbiamo indurre, inferire. Ecco perché si chiama induttivo, perché porti in dentro da ciò che hai di informazioni. O di fatti, non è detto, come hai detto, c'è molto più lavoro. No? Anzi, il metodo induttivo magari richiede molta analisi di dati, ma una volta che hai i dati, di solito è semplice la decisione. Invece il deduttivo, che è un po' la domanda, ti porta alla risposta. È che c'è una dichiarazione a prioristica che ha un commento e che porta a una soluzione. Quindi tutto quello che segue questa dichiarazione è collegato. Quindi non è che la domanda ti porta alla risposta, è che in realtà il metodo deduttivo prevede che ci sia una concatenazione di ragionamenti, uno attaccato all'altro, che poi ti portano sempre alla stessa soluzione, cioè a che cosa deve pensare quello con cui io voglio parlare. Quello che bisogna fare in tutti e due i casi è categorizzare informazioni e livellarle. Cioè, livellarle vuol dire a quale punto del livello siamo. E dovete rispettare tre regole semplici, sempre. La prima è questa qui. A qualsiasi livello della piramide di pensiero in cui siete, il quadratino, il rettangolino sopra è la sintesi dei quadratini sotto. Quindi questo vi aiuta molto a fare ordering, a mettere in ordine l'importanza delle cose. Vi ricordate la definizione di strategia? Il più piccolo set di decisioni che guida tutte le altre, il governing top. Sotto ho tutta una serie di blocchetti che mi fanno arrivare lassù. A ogni livello devo sapere che i blocchetti che ho, i rettangolini che ho, sono la sintesi del triangolini sotto che riportano, scusate, dei rettangolini sotto che riportano a quel rettangolino. Quindi qui non potrei aver scritto, dobbiamo comprare una linea di internet caffè, ci permetterà di crescere più veloce che l'industria, che il settore industriale. E poi qui avere anche, dobbiamo comprare un francese di Intercaffè perché è un mercato con poca competizione. Perché il mercato con poca competizione non è dello stesso livello. Ma sotto, il fatto che sia un mercato di poca competizione è la causa di un effetto. Potremo crescere di più. Quindi è l'effetto che sta sopra. Ecco perché vi ricordate la prima volta, vi dicevo attenzione, il processo di causa-effetto è fottutamente importante. Definire che cosa è la causa e che cosa è l'effetto. Secondo, le idee in un gruppo devono
come dire, essere sempre dello stesso tipo. Quindi, se tu categorizzi, se tu metti insieme le mele e le pere, il livello sopra deve essere la frutta. Quindi puoi mettere mele e pere, ma devi sempre sapere che sotto c'hai mele, pere, e sopra c'hai la frutta. Non puoi fare mele, pere e fragole sopra. Quindi il livello sotto, sempre la stessa categoria. Livello sopra, sempre la stessa categoria. Livello sopra, sempre la sintesi dei blocchetti del livello sotto, i blocchetti che riportano al rettangolo sotto. Quando fate un gruppo, deve sempre avere un ordine, cioè la piramide deve essere ordinata da sopra a sotto, i blocchetti devono essere summary di quelli sotto. Allo stesso livello devono essere uguali, ma dentro il livello tu devi avere un'applicazione logica di categorizzazione. Per fortuna, un paio di migliaia di anni fa, Aristotele ci ha detto quali sono le categorizzazioni possibili, non ce ne altre. Sono queste qua. Deduttiva, quindi cosa più importante, cosa meno importante, eccetera. Cronologica, è successo prima o dopo, ad esempio molti dei rapporti causa-effetto, quando non siete sicuri se è una causa o un effetto, fate cronologico, perché tipicamente la causa è prima dell'effetto. Terzo, strutturale, cioè è una lista di cose simili. La struttura del blocchetto è uguale, città. Quarto, è comparativo, quindi prima la cosa più importante, poi quella un po' meno, poi quella un po' meno, poi quella un po' meno. Si può ordinare solo in questo modo. Non ci sono, la vostra mente non può concepire altri modi di riferire, di organizzare. Ora andiamo veloce sul deduttivo e induttivo. Induttivo ci siamo detti. È un gruppo di idee, infatti, che appartiene allo stesso livello, che ci fa indurre il pensiero principale. Non c'è collegamento tra uno e l'altro. Sono fatti indipendenti che collegano, che portano al nostro pensiero principale. Perché sono indipendenti? Perché se ci fosse una dipendenza, dovete metterla sotto. Quindi all'ultimo livello non sono collegati, sotto non sono collegati. Il collegamento induttivo è solo dal fatto, dal dato puro, all'elaborazione del dato fino al pensiero finale. Quel coso lì è dritto, va su dritto. Non c'è collegamento. Se volete collegare, o sotto o sopra. L'esercito degli Stati Uniti è ai confini dell'Iran. Le forze militari inglesi sono ai confini dell'Iran. Israele sta mandando dei carri armati al confine dell'Iran. Sono tre fatti separati che sotto avranno degli altri fatti che supportano, eccetera, eccetera, e che vi fanno indurre, inferire una cosa, cioè, probabilmente succederà qualcosa in Iran. Questo l'abbiamo visto, il costo della fabbrica è basso, si possono vendere, eccetera, eccetera. Potete andare, l'albero può essere, la struttura della piramide può essere ampia a piacere, vi dicevo, mai più di 7 livelli. Dovremmo fare una fondazione no profit, perché ci dà dei vantaggi, migliora il morale dello staff e ci aiuta a restituire alla community. Perché ci dà dei vantaggi? E guardate, dà dei vantaggi avere il morale dello staff migliore? No, è un'altra cosa. Una cosa è avere dei vantaggi, una cosa è avere lo staff, le persone che hanno un morale più alto, una cosa è dare dietro, è dare alla comunità. Cosa vuol dire che abbiamo dei vantaggi o come facciamo? Ci aumenta la reputazione e ci permette di avere un nuovo canale per parlare con i clienti. Vedete, qua si parla di come fare più soldi, creare un vantaggio, dare un vantaggio competitivo. Dall'altra parte abbiamo personale più felice, ma abbiamo anche un give back. Sono tre motivi separati che sotto hanno la loro piramidina che li tiene su. Quali sono i pro del metodo induttivo? Tipicamente sono facili da ricordare. Perché? Perché sono tre foto, da cui l'interlocutore o anche il vostro cervello, io adesso uso l'esempio di comunicare perché
comunicare a un altro è più difficile, quindi devi strutturare meglio il tuo pensiero, ma se voi scrivete su un foglio di carta state comunicando a voi stessi, funziona lo stesso. Avete due o tre fatti e il processo di inferire da quei fatti una conclusione è automatico, non ve lo scordate. Tutte le volte che pensate a quei tre fatti arrivate alla stessa conclusione. È molto action oriented, cioè hai ci sono quelle tre robe lì e devi per forza fare quello, non è che puoi fare altro. Se una è sbagliata, se non è vero che costa poco tenere su una fabbrica, il governo in tot continua a funzionare. Questi due, siccome non c'è mai nessun collegamento tra le rettangolini, gli altri due sono ancora validi. Per cui io posso dirvi, hai detto una cazzata, non è vero che il DNA è simile, ma voi potete ancora dirmi, sì, ma è specifico per questo ed è specifico per questo. E quindi anche se perdete una battaglia, probabilmente il pensiero finale resta più o meno intatto. Una cosa che dipende molto da chi vi ascolta, il metodo induttivo è tipicamente molto duro, per cui molto diretto, perché hai tre fatti che tipicamente non sono controvertibili e la conseguenza di quei fatti è un pensiero che devi avere. Quindi se devi forzare una decisione e c'è gente prudente, è così di spaventi. Perché non c'è pensiero, non c'è ragionamento. Questo è il fatto 1, questo è il fatto 2, questo è il fatto 3, devi fare questo. Questa è la motivazione 1, questa è la motivazione 2, questa è la motivazione 3, per cui la conseguenza è questa. Il processo di inferire o di indurre è lineare, non è complesso. È complesso produrre i dati, però è facilissimo. Questo è deduttivo. Una dichiarazione a prioristica, un commento su questa dichiarazione o una contestualizzazione di questa dichiarazione, cioè la metto in un contesto, questo ha un'implicazione che porta a quello che noi pensiamo. Questo è sicuramente l'avete sentito, tutti gli uomini sono mortali. Questo è, come dire, un pensiero universale. Ecco perché prima, se volete dal punto di vista filosofico, prima è venuto Platone e poi è venuto Aristotele. Cioè, Platone ha creato le idee, il concetto che ci fossero degli universali. Come faccio? Com'è che l'uomo vede due cavalli diversi e dice che sono cavalli tutti e due? Questa era la domanda di Platone. Quindi Platone ha lavorato sulle definizioni, sul fatto che esiste l'idea platonica, che è quella cosa che sta nelle perurali che è sempre uguale. E tutti noi sappiamo qual è. Oggi a noi questo sembra banale, però è straordinariamente importante dal punto di vista delle comunicazioni, del ragionamento, perché io posso ragionare con voi perché tutti siamo d'accordo su alcune cose. E siccome tutti abbiamo una definizione di che cos'è un uomo, e la nostra esperienza ci dice che tutti gli uomini muoiono, questa cosa qui non la discutiamo. Socrate è un uomo, quindi io ti contestualizzo una regola universale, te la metto in un punto. Cosa ne deduco? Ecco perché si chiama deduttivo, perché scende dall'universale. Siccome l'universale è la sua ed è giusto, io deduco, scendo, lo metto in un contesto e deduco che Socrate è mortale. Questo non è altro che il mix tra una cosa sempre vera e un contesto di una cosa sempre vera. Quindi Socrate morirà. Ogni azienda che ha questi tre criteri vale la pena comprarla. La società ha questi tre criteri. Ne deduco che dobbiamo comprare l'azienda A. Governo in tot, decisione, compriamo l'azienda A. Quali sono le cose buone del metodo deduttivo? Che se tu prendi per buono questo, non puoi che arrivare qua.
mentre l'induttivo non ti fa ragionare, perché dice, è successo questo, è successo questo, è successo questo. Induci che devi fare questo, non c'è altra strada. Qui il vostro cervello, quando comunicate a voi stessi, e il mondo esterno, quando comunicate a un altro, ragiona con voi. Perché vai, questo passaggio qui mentale lo dobbiamo fare tutti. Tutti abbiamo dovuto dire, ma è vero che tutti gli uomini sono mortali? Sì. Socrate chi era? Ah, un filosofo ateniese del 600 a.C., era un uomo. Sì. Vabbè, allora sì, Socrate deve morire. Ce lo siamo detti tutti. Il processo mentale l'abbiamo condiviso. Nell'induzione non c'è nessun processo mentale, ragionamento condiviso. La cosa interessante è che tu puoi dire sia cosa fare, che in realtà raccomandare, perché quando tu spieghi questo è sempre vero, stai spiegando il why. Perché devo farlo? Questo è sempre vero. Nel tuo contesto questo accade, quindi devi farlo. Le cose che non funzionano, se salta un pezzo, tu non convinci più nessuno. Se uno salta su e dice, beh, ma Socrate non è umano, a quel punto lì tutto quello che viene dopo può ancora essere vero che tutti gli uomini sono umani, sono mortali, ma se uno contesta, ad esempio, la contestualizzazione, che è quella che si contesta di solito di più, perché è l'applicazione di un principio universale a un caso specifico, beh, muore tutto. Quindi il vostro modello mentale finisce di funzionare. Oh, se state spiegando questo, cercando di convincere qualcuno, il vostro processo di comunicazione per convincere crolla del tutto. Quest'estate c'è il virus, per cui è meglio andare in vacanza in posti non tanto affollati. La montagna è un posto non tanto affollato. Per cui potremmo andare a passeggiare e stare all'aria aperta senza porre troppi rischi. Quindi andiamo in montagna. Mia moglie com'è che è maciullato? Dice, beh, anche al mare ci sono posti isolati. E a quel punto lì sei morto, cioè tocca andare in un posto sperduto della Puglia a passare la tua estate. Perché? È perché il processo, una volta che salta, salta dappertutto. Se tu cambi questo, e tutto il resto resta buono. Come funziona la comunicazione del vostro pensiero? E ripeto, io vi spingo sulla comunicazione perché è l'atto con cui materializzate il vostro pensiero, ma il vostro pensiero deve funzionare così. Il subgrouping delle idee, cioè quel rettangolino sopra sintetizza i rettangolini sotto. E arrivi fino al pensiero principale. Anche il contrario, cioè da sopra a sotto devi scendere nel dettaglio. Se voi ci pensate, cos'è il DNA strategico? È questa roba qua. È il set di decisioni più piccolo che guida tutto il resto. Sotto puoi avere induzione o deduzione. L'importante è che ci sia coerenza. Vedete che l'induzione non può essere collegata col sistema deduttivo, sono due passaggi diversi in questo caso. L'induttivo non può avere collegamenti. Il deduttivo ha dei collegamenti e sotto ha dei fatti a supporto. Questo è deduttivo qui e induttivo qui. Sì, ce la facciamo. Una parentesi filosofica, solo per chiarire il concetto di deduttivo e di induttivo, che è una roba che si discute. Questo è Platone, questo è Socrate, che discutevano, sapete che alla fine Socrate, scusate, Aristotele, Platone era un deduttivo, Aristotele era un induttivo. Perché? Perché Platone era tipicamente un uomo ascetico, se ne stava lì nella sua Atene, tranquillo, chiacchierava con gli amici,
se leggete i dialoghi, mangi, si beve, si dice due cazzate. Allora, se non sei un uomo pratico, non puoi essere induttivo. Aristotele chi era? Il maestro di Alessandro, più potente leader del mondo conosciuto allora, ma probabilmente è stato più potente di tutti nella storia, perché aveva un territorio talmente vasto sotto di sé, così tanto poco tempo, che nessuno ha avuto la possibilità di creare potere sotto, quindi lui era davvero molto potente. Che cosa faceva Alessandro? Alessandro, che ha conquistato tutto il mondo conosciuto, tutte le volte che trovava qualcosa di strano, lo spediva al suo vecchio maestro. Che cosa faceva Aristotele di mestiere? Si vedeva arrivare da tutto il mondo conosciuto tutte le cose sconosciute. Oltre ad avere un certo finanziamento particolarmente ricco della sua scuola, riceveva continuamente da questo esercito che nel mondo trovava di tutto, tutte le volte che trovavano un qualcosa, una pietra, un animale, un albero, una struttura politica che nessuno aveva mai visto prima, gliela impacchettavano, glielo scrivevano e andava tutto ad Aristotele. Per cui Aristotele, in meno di 15 anni, si è visto arrivare sulla scrivania tutto il mondo. Cosa ha dovuto fare? Ha dovuto abbandonare la filosofia greca della meditazione, che di per sé era deduttiva, e poveretto, ha dovuto cominciare a indurre, cioè a mettere delle categorie su quella roba lì. Se leggete Aristotele, il 50% dei libri, degli scritti di Aristotele sono noiosissimi. Platone è figo perché dice: ah, ci siamo trovati, io sono Fonte, abbiamo mangiato, bevuto, poi eravamo ubriachi, abbiamo discusso cos'è l'amicizia? Un dialogo sull'amicizia. Poi Aristotele dice: beh, allora, per capire la natura bisogna categorizzarla. Ci sono gli animali, sono le piante, e lui fa tutto quello. E poi ti dice: no, però negli animali ci sono gli animali con quattro zampe. Lui categorizza, ma perché categorizza? Perché ha avuto l'enorme vantaggio, opportunità di poter vedere tante cose, pur stando sempre sdraiato ad Atene. Quindi, cosa succede? Che l'induzione arriva dall'osservazione. Una volta che hai definito, invece deduci. Questo è, diciamo, il processo che Aristotele ha messo affinato, perché Platone in realtà era un deduttivo e basta. Socrate era un cazzeggione, nel senso è stato il primo a spiegare i primi concetti di filosofia, probabilmente il più geniale dei tre, ma il papà o il nonno della filosofia, quindi lui era molto più semplice nel messaggio, era molto più rivolto all'io, a come conosco. Da lì, da qui si è aperta questa grande discussione, bisogna essere deduttivi o induttivi. Diciamo, l'apice di questa discussione è arrivata alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, perché era un periodo in cui non solo Aristotele, ma tutti avevano tanti dati. E questo signore qua, che è Bertrand Russell, che era un deduttivista, come quasi tutti gli inglesi, peraltro, deduttivista, ha tirato fuori la storia del tacchino induttivo, che è un humor inglese di bassa lega, ma la logica è: il tacchino arriva, vabbè, no, non ve la leggo, è troppo lunga. Un tacchino scopre che tutti i giorni alle 9 del mattino gli danno da mangiare. Siccome lui è un buon tacchino induttivista e non vuole subito saltare a delle conclusioni, cosa fa? Aspetta fino a che non ha raccolto un grande numero di osservazioni per dimostrare che viene nutrito alle 9 del mattino. E fa queste osservazioni sotto molte circostanze. Questo è il principio induttivo, è quello, dice: se vuoi la certezza di un dato, osserva tante volte, in statistica l'avete studiato, un numero minimo di osservazioni perché qualcosa sia statisticamente rilevante, e soprattutto cambia le circostanze, perché magari c'è qualcosa che ti influenza il risultato che è fuori dall'oggetto o dall'ambito o dal fenomeno che stai osservando. Per cui lui cosa fa? Dice: beh, ha provato i mercoledì, ha provato i giovedì, ha provato i giorni freddi, ha provato i giorni caldi. Ogni volta ha riempito il suo statement delle osservazioni fino a che è stato soddisfatto del numero di osservazioni che ha raccolto e ha induttivamente inferito che io sono sempre nutrito alle 9 del mattino. Nonostante questo, la mattina del Natale, invece di essere nutrito, gli tagliarono la gola per essere, vabbè, chiaramente cucinato, aspetta che è Natale, in America, in Inghilterra si mangia il tacchino.
tacchino induttivista era una critica, neanche troppo velata, di Bertrand Russell al fatto che alla fine dell'Ottocento c'era un enorme movimento scientifico che raccoglieva dati, e raccoglieva migliaia di dati senza avere, come dire, più, si focalizzava molto sulla qualità del dato che raccoglieva, molto poco su che cosa ne succedeva. E questo, se volete, è, adesso, tutti noi diciamo, già, ma il tacchino induttivo è qualcun altro, però questo ad esempio è il disegno di Malthus, per cui Malthus diceva, la popolazione aumenta raddoppia ogni 5 anni, non riusciremo a nutrirli, eccetera, eccetera, ma in realtà noi proiettiamo sempre sul passato, in realtà non sappiamo mai come sarà, non sappiamo prevedere il futuro. Poi è arrivato questo signore qua, che è un po' perché ha un po' messo, diciamo, ordine nel processo e che sostanzialmente ha detto che il processo è fatto, questo è tratto dal libro di Popper, sostanzialmente dice in realtà è un circolo, cioè uno osserva delle cose e ha delle intuizioni, vede delle cose e pensa di aver capito. Poi cosa fa? Struttura. Quindi comincia ad avere dei principi. Sulla base di questi principi deduce un ragionamento. Quindi qui induce con l'intuizione, qui deduce col sillogismo, cioè applico questa cosa qui, la porto dal mondo delle idee al mondo del reale. Che cosa succede qui? Che devi sperimentare. Allora, finché la sperimentazione ti dà ragione, tu potrai tornare su con osservazioni aggiuntive e avere le idee più chiare della tua teoria. Ma potrebbe succedere che tu scendi giù con la tua deduzione e non funziona. Per cui Popper inventò il meccanismo del processo della ricerca scientifica dicendo, una teoria è tale solo se può essere falsificata, per cui io la sottopongo a migliaia di osservazioni, quindi è la deduzione che guida, ma l'induzione mi dice se è sbagliata o no la teoria. Una volta che la teoria è non confermata nella realtà, questa teoria non è buona, ce ne vuole un'altra. Ora, perché vi faccio sto pippone di filosofia? Non perché voglio che facciate i filosofi e tantomeno i ricercatori universitari. Il processo decisionale manageriale è uguale. Si basa su una visione, una deduzione, un principio del manager, una rappresentazione del mondo a cui segue una decisione. Il meccanismo con cui questa decisione viene attuata ci dice se la decisione è buona o no. L'esperienza ci dice no, guarda che è sbagliato. Come lo incastriamo con la scienza che dobbiamo studiare? Allora, primo passaggio. Attenzione alle correlazioni. Cioè, quando si va nell'esperienza si tendono a fare correlazioni. Che cos'è una correlazione? Se tu adotti questo set di best practice per fare partnership con i tuoi migliori fornitori, la tua azienda avrà successo come queste altre aziende che l'hanno fatto. Best practice sharing. Siccome ha funzionato con uno, funziona anche con l'altro. Questa roba qui è tipicamente sbagliata, perché è una correlazione. Siccome ha funzionato lì, funzionerà anche qui. Le correlazioni che sono mascherate da processi di causa-effetto sono spesso collegate con un aggettivo. I CEO più umili creano più valore per gli azionisti. O le aziende che sono, le start-up che sono finanziate da venture capital hanno successo. Se voi ci pensate, molto del mestiere manageriale che anche noi vi raccontiamo è, vi facciamo vedere cosa ha funzionato e vi diciamo che quella roba lì che ha funzionato dovete farla. Che è stupido. È come se voi andaste dal dottore e dici, ma piglia queste pillole. Dice, ma non vuoi sapere che cos'ho? Dice, no, le ho date a quello prima, le prendi anche tu. Sai che tutti quelli a cui ho dato queste pillole guariscono. Quel tipo di errore lì
è l'errore più facile da un punto di vista manageriale perché, siccome è molto complesso l'ambito manageriale, l'aziendale, che cosa fa? Si cerca di sintetizzare, si guarda cosa fanno quelli bravi, si fa la stessa roba. Che è sbagliato. Salvo che non ci sia una logica di causa e effetto del perché quello che hanno fatto gli altri aiuta anche noi. Vi faccio un esempio che non ho inventato io, ha inventato Christiansen, l'inventore della Disruptive Innovation. Fate il corso di Open Innovation, si chiama Open Innovation. Fate Christiansen, no. Non ancora, ma lo farete. Chi lo fa? Gabriele. Io sono io. Allora, pensate a come l'uomo ha imparato a volare. Così. Da Icaro fino alla fine del 1800. Gente intelligente, perché di Icaro nessuno ci ha detto che fosse uno scemo, ma se voi guardate la macchina che vola di Leonardo, tutti possiamo dire che non è scemo, un principio uguale. Cioè, correlazione. Che cos'è che vola? Io guardo, induttivamente osservo. E vedo che chi vola ha le piume e le ali. Quindi cosa faccio? Metto piume e ali e volo. È una teoria. No, ma è una correlazione. È vero che tutti quelli che vediamo volare hanno le piume e le ali. Quasi tutti, perché non è vero, perché ci pensate, le galline o i polli hanno le ali. Hanno le piume, ma non vola. Come abbiamo fatto a iniziare a volare? Com'è che i fratelli Wright a un certo punto hanno fatto un aereo? A forza di sbattere, hanno mai sbattuto le ali i fratelli Wright? No. Hanno capito il processo di collegamento causa-effetto del perché si vola. Oh mamma. Ne manca una, scusate. Ah, eccolo qua. Non mi manca, l'ho solo messa in disordine. Cosa hanno fatto? I fratelli Wright hanno scoperto che a un certo punto Bernoulli, avendo studiato la fluidodinamica, aveva spiegato il fatto che se tu hai il flusso, muovi più aria di quella che pesi, vai su. Questo non lo so spiegare bene, non sono un fisico, ma alla fine l'idea era se tu riesci a muovere dell'aria e quindi con velocità diverse, e quest'aria qui va a muoversi sotto più lentamente, tu hai più pressione, a quel punto lì tu riesci a muovere più peso di quello che hai e quindi quello che c'è sotto tende a salire. Ed è naturale che se tu lo fai a forma di ala, una volta che sei salito, sei avvantaggiato nel volare. Questo ha risposto a una domanda che tutti quelli che volevano volare si chiedevano, cioè non qual è la correlazione tra chi vola e me, ma quali sono gli attributi che mi fanno volare, qual è la circostanza nella quale volerò. E qui vedete, sempre fatto da Christiansen, il processo con cui la teoria viene generata, cioè io prima osservo. E quindi ho il processo induttivo. Faccio delle categorie, ecco perché è importante quella roba dei rettangolini, perché quelle sono le categorie che osservo, e poi misuro le correlazioni tra gli attributi e i risultati. Le categorie hanno degli attributi, i risultati di quegli attributi. Tutti quelli che hanno prodotti industriali vendono di più.
categoria, vendita di prodotti industriali, risultato, vendono di più. Ma sono ancora nel mondo della correlazione. Poi vado indietro e dico, ah, ma questo vuol dire che chi fa prodotti industriali vende di più. E provo. Cioè, ma quali sono le categorie di prodotti industriali che vendono di più? Fino a che però non riesco a fare questo salto, cioè non riesco a capire qual è la causa del risultato che mi interessa. Perché i prodotti industriali vendono di più? Qual è la causa che fa in modo che i prodotti industriali vendano di più? Quando sono arrivato qua ho una teoria. A questo punto la applico. Quando l'ho applicata scoprirò che le mie categorizzazioni sono troppo generiche, quindi comincerò a sofisticare le categorizzazioni. Questa parte qua è tipicamente la fase della post-decisione manageriale. Questa fase qui è la fase in cui io imparo, creo la teoria, quindi induzione e deduzione mi vanno insieme, definisco una teoria, a quel punto devo applicarla. Non mi ricordo più, adesso, la definizione di strategia non è ancora una teoria, non mi ricordo qual è la prima teoria che facciamo. Probabilmente sì, la creazione di valore. In un settore industriale, un sistema industriale, se volete, dal fornitore al cliente finale, ci sono più soggetti che partecipano a creare il valore per il cliente finale, fornitori di input, trasformatori, distributori, eccetera. Se voi osservate un sistema di flusso che arriva fino alla creazione di valore finale, ognuno di quei partecipanti non può avere di più del valore che gli genera. Come si calcola? Il valore generato da un partecipante a un sistema del valore è il valore generato da tutti meno il valore generato da tutti gli altri. Questa è una teoria, è sempre vera. Quando è che comincia a funzionare bene una teoria? Quando viene applicata, quando c'è una relazione di causa-effetto. Vedremo poi gli esempi, ma no, vi faccio un esempio, la caffetteria lo vedremo quando faremo il caso, ma giocate a Fortnite? Ma non so se gioca a Fortnite. Sapete che Fortnite ha litigato con Apple? Sapete perché Fortnite? A casa qualcuno gioca a Fortnite? No, non adesso, anche adesso, ma in generale. Mi sentite ancora da casa? Ci Sì, sentiamo per questo io ci ho oretto, ma non gioco a giocato. Fortnite. Io ho giocato quando ero più piccolo. Ok. Ah, beh, sì, adesso sei grande. Fortnite ha litigato con Apple perché Apple prende il 30% di tutto il fatturato che viene fatto dalle app che voi avete installato sul telefono. Scusate, Apple, per fare il caso di Apple, ma Android è esattamente uguale. Allora, a un certo punto Fortnite dice no, il 30% di quello che io chiedo come prezzo al consumatore finale è troppo per Apple. Fa una campagna pubblicitaria bellissima, cioè prende, andate a vederla perché è geniale, prende il vecchio spot della Apple con cui la Apple aveva criticato l'IBM per essere omologante. E fa la stessa cosa, cioè dice, Apple ci omologa, ci costringe tutti a usare la sua piattaforma di store, di applicazioni. Peccato che è tutto bellissimo da vedere, ma è sbagliato teoricamente, cioè Apple diceva a IBM, tu non dai valore al consumatore finale, e Fortnite sta dicendo a Apple, dammi una parte del valore del consumatore finale, quindi Apple ne faceva una questione di creazione del valore totale, possiamo aumentare il valore del nostro sistema di creazione di valore per aumentare
aumentando il valore del consumatore, per il consumatore finale. Invece, che cosa ha fatto Fortnite? Fortnite ha detto: io voglio catturare un po' del valore in più. Quindi ha detto ai giocatori: se compri da Apple, se compri sulla piattaforma di Apple, ti costa 10 euro, più o meno è il ticket per comprare, non so, i vestiti, non so che cacchio si compra su Fortnite. No, lo so, però si comprano non delle competenze, non delle capacità, cioè non diventi più bravo, più forte, ma diventi diverso, cioè diverso nel senso buono, non volevo essere politicamente scorretto. Cosa ha detto Fortnite? Dice: guarda, se lo compri su Apple costa 10 euro, se lo compri da me ne costa 9. Il ricavo di Fortnite era 7 su Apple, per cui lui cosa ha detto? Dice: compra da me che due me li tengo io, uno te lo regalo, ma il valore totale per il consumatore è sempre 10. La teoria cosa dice? Dice: qual è il diritto, a quale parte del valore ha diritto Fortnite? Fortnite ha diritto a un valore pari a il valore creato da tutti quanti meno il valore creato da tutti quanti gli altri. Quindi se voi togliete Fortnite, quanto valore c'è? Questo comporta, ad esempio, che avere installato il gioco su un telefono o su un tablet permette di giocare anche quando non si ha una televisione o una PlayStation, giocare anche quando si è in viaggio, fare delle partite in occasioni non predefinite. Quindi ci sono delle cose che hanno un valore. I giocatori possono fare la stessa cosa senza Fortnite? Beh, ci vorrebbe un gioco diverso, simile a Fortnite. I giocatori possono farlo senza Apple? Quella parte lì no. Perché una volta che tu ti togli da Android e da Apple, o meglio da Android e da iOS, tu ti sei tolto dal 100% dei dispositivi, dal 90 passa per cento dei dispositivi mobili nel mondo. Quanto vale quella parte per i giocatori di Fortnite? Più o meno del 30%. Quindi vedete che una volta che voi avete la teoria generale che spiega causa e effetto, poi adesso non sto a raccontarvi la causa ed effetto, ma lo vedremo del perché questa legge Eva era, tu puoi cominciare ad applicare, a ricategorizzare. Pensate, quando i fratelli Wright hanno cominciato a volare, che cosa hanno scoperto? Che ogni tanto questo non è vero. Quando è che non è vero? Quando la quantità di aria che hai sotto non è sufficiente a andare in pressione e a muovere più peso del tuo peso stesso, i vuoti d'aria. La prima volta che qualcuno volava, ha preso un botto d'aria, si sarà cagato sotto, ha detto: ah, ma allora non è vero che si può volare, aspetta. Invece, cosa ha fatto la teoria? Ha spiegato meglio. Qual è la cosa affascinante di Fortnite Apple o Fortnite Android? Capire cosa i consumatori di Fortnite stanno facendo adesso. Cioè, qual è l'applicazione della teoria dice che i giocatori di Fortnite dovrebbero abbandonare Fortnite. La teoria dice che Apple dovrebbe lanciare un gioco simile a Fortnite. Probabilmente, sembra che i giochi simili a Fortnite non siano ancora, cioè ce ne sono un paio ma non sono tanto scaricati. Sembra che le persone stiano giocando ad altri giochi, tipicamente meno cruenti e meno lunghi. Questo probabilmente vuol dire che gli utilizzatori dei giochi tablet, cioè quando viaggio, quando sono fuori, non in modo estensivo, quando devo riempire il mio tempo, eccetera, forse si erano stufati di un gioco che durava comunque minimo una decina di minuti e che era violento perché il gioco era vado su un'isola e ammazzo gli altri. Nell'applicazione della teoria scopri sempre dei pezzi nuovi, ma siccome lo prevedi prima, quando quello che succede è diverso da quello che hai previsto, hai scoperto una cosa nuova. Qui c'erano degli esempi, guardate qua, questo è il buzzwording delle teorie manageriali. Pascal, che è un professore molto contrarian, molto bastian contrario nell'Accademia, a un certo punto ha preso tutto quello che era stato scritto in termini di label di teorie
e ha detto: vediamo quante volte sono state citate queste teorie. Per cui praticamente, se voi volete vedere, Managing by Objective è nato a metà degli anni 60, ha avuto un buon successo qui e poi sostanzialmente è svanito. Qui è sceso e non c'era più. Questo è la qualità totale. Guardate la qualità totale, è iniziata in Giappone, poi è esplosa quando i giapponesi hanno cominciato a fare concorrenza ed erano forti, negli anni 90 era grandissima. Il reengineering dei processi, guardate come è diventato immediatamente famoso. Cosa ha fatto Pascal? Ha solo messo in ordine tutte le teorie manageriali che sono state usate. Lui perché dice sono state usate? Perché sono quelle più citate sui giornali che leggono i manager, sui libri o sui giornali che leggono i manager. Sono tutte teorie. Molte di queste sono best practice. A cosa serve la descrizione? A creare una best practice che posso copiare. Cos'è il business process engineering? È questa cosa qui, disegna il processo, guarda le attività a valore aggiunto che ci sono e togli quelle che non creano valore. Vale per tutti. La verità è che il business process engineering ha portato la più grande ondata di outsourcing della storia, cioè la gente appena vedeva una cosa che costava tanto la dava fuori. C'è gente che ha dato in outsourcing il suo processo chiave, il suo processo strategico chiave, perché a un certo punto la best practice era tutto quello che ha costo appiccicato vendilo. E qui ci sono degli esempi. Questi sono documenti fatti da società di consulenza vere, cioè serie. Dice, guarda, se vuoi diventare un insurgent brand, insurgent vuol dire che cresci più del 5% del tuo mercato in cui sei, devi essere purpose driven verso i consumatori, devi avere la mentalità del fondatore, devi avere metodi di lavoro agile e devi avere pochi asset. Perché? Ma abbiamo visto che più o meno tutti hanno queste quattro cose, è best practice pura. È il medico che dice, guarda, prendi queste quattro pastiglie che ti passa. Ma mi passa cosa? Per capirci, un grande operatore nel mondo del rame ha cominciato a vendere le fonderie di rame perché ha detto sta cazzata. Che è l'unica cosa che ti differenzia dagli altri, avere una fonderia efficiente. Dice, no, no, mi hanno spiegato che io devo essere focalizzato sul cliente. Non devo avere asset, devo avere sistemi agili, per cui sta cosa che ho la fabbrica è un casino. E io voglio ricominciare da capo, rinnovo la mia azienda, sono rifondatore, compro il rame da tutti, però so a chi venderlo bene. Cioè, se non lo si fermava in tempo, questo falliva. Questo è un altro esempio, dice, ah, vuoi entrare, non mi ricordo più dove era, mi sembra il Faris, comunque, guarda, sappi che se vuoi entrare qua è meglio che tu arrivi sulla parte del merci importate che valgono di più e crescono di più. Ad esempio, skincare e make-up. Dici, pezzo di scemo, ci credo, era un prodotto che non esisteva nei mercati asiatici fino a 10 anni fa, in certi mercati era vietato truccarsi. No, importati per forza, nessuno li fa. Crescono per forza, un mercato grosso così. Ma non è vero che sono solo questi. Questi sono delle cause specifiche per cui questo succede. Ma probabilmente puoi avere tutto il successo del mondo anche, che ne so, adesso Sanitary Protection, questo era pre-Covid, però magari anche quello invece ti serve. Oppure questa è affascinante, è la teoria degli adjacent market. Gli adjacent market sono, io posso andare in mercati adiacenti e applicare il mio vantaggio competitivo e ho successo. E allora te lo misurano anche, dicono, guarda, l'adiacency, va fatta secondo queste categorie e qui c'è quanto è shareabile o non shareabile. La verità è, qual è la causa per cui hai un vantaggio nel tuo mercato? Vediamo se quella causa regge anche nell'altro. Non è che solo perché è adiacente vale. Non è che solo perché vendi caramelle sulla testa, sulle casse, puoi vendere gomme da masticare. Il signor Michele Ferrero per 30 anni non ha neanche mai pensato di vendere una gomma da masticare, eppure il posto davanti alla cassa è suo.
più adiacente di così, anche proprio appiccicato. Oh, non è detto che se sono bravo a vendere cioccolato, sono bravo a vendere caramelle. E questo è niente rispetto a cosa la teoria dei mercati adiacenti o della adiacency ha generato. Questo è duro. Vabbè, dai, ce la facciamo. Che cosa succede? Quando voi comunicate all'esterno o a voi stessi una soluzione, voi avete un processo che è questo. Cioè l'introduzione al ragionamento è fatto dal contesto in cui ti trovi, perché se devi applicare una teoria, devi sapere in che contesto la stai applicando. Devi, come dire, mostrare qual è l'approccio, il contesto in cui arriverai al pensiero, e poi devi spiegare la situazione, la complicazione, e complicazione vuol dire, situazione questa qui, c'è qualcosa che non ti fa succedere quello che vuoi, e quindi sorge una domanda. Quando farete il caso onda, adesso il caso onda è un po' generico, però è già lì, no? Cioè c'è un contesto, vogliamo entrare negli Stati Uniti, c'è una complicazione, non riusciamo a vendere le moto, c'è la domanda, c'è perché? Allora il caso vi spiega tutto quello che succede nel tentativo di Soichiro Honda e della sua azienda di entrare negli Stati Uniti, poi vi fa vedere che cosa è successo, quindi quote di mercato, advertising, eccetera. Man mano che discuteremo gli altri casi, invece ci sarà una domanda. Vi ho caricato Sandlands. Sandlands è: sono un bravissimo enologo, lavoro per una grande azienda di vini, ma sono talmente bravo che produco anche una piccola quantità di mio vino con una strategia specifica, le vecchie vigne, cioè le vigne non imbastardite, le vigne originali della California. Complicazione: non riesco più tanto a crescere. E poi c'è la domanda, dice, ma compro delle vecchie vigne o compro un building, un posto per fare una vigneria? Tipicamente questo tipo di costruzione apre il vostro modello di ragionamento, cioè a quel punto a voi di costruire la risposta. E come avviene la risposta? Sono un enologo di successo, non riesco più a crescere, compro una vigna, un terreno o compro una struttura. Voi dovete rispondere, compro quello che volete, una struttura, quindi la risposta è compro una struttura perché, scusate, qua mancano le righette, compro una struttura perché. Diciamo sul caso Honda che avete già la risposta. Deve entrare negli Stati Uniti facendo grandi economie di scala e puntando sul mercato basso, perché se non ci sono concorrenti, perché hai un prodotto che può essere fatto a un prezzo basso che ti permette di essere venduto a molti, il CARB. Se, quando hai grandi volumi, puoi fare economie di scala di produzione e di marketing. E poi, perché puoi fare grandi economie di scala di marketing? Perché puoi comprare i canali televisivi, perché avendo più volumi hai una massa critica di spese più alta, perché puoi dare in conto vendita o puoi spingere di più sui distributori, eccetera, eccetera. Quindi il modo con cui voi risponderete ai casi, ma il modo in cui voi risponderete a domande complicate quando vi troverete a lavorare in un'azienda, ma il modo con cui voi risponderete a domande complicate della vostra personale vita è fatto così. Qual è la situazione? Qual è la complicazione, cioè l'evento che non mi fa succedere ciò che desidero? A che domanda devo rispondere per overcome the complication, cioè per superare la complicazione? Se volete,
questa cosa qui arriva dalla vecchia, la storica teoria della tragedia o della commedia, cioè sta per succedere una cosa, sono tutti contenti, succede una complicazione, storia. Ma che si chiamavano già? Lucia e Renzo. Renzo e Lucia si stanno per sposare, arriva il cattivo che convince Don Abbondio, arriva Don Rodrigo, si chiamava. Don Rodrigo, il cattivo. Don Rodrigo convince Don Abbondio con i suoi sgherri a non farli sposare, allora così tutta la storia. Renzo deve andare a Milano, la peste, lo arrestano, l'innominato, e poi alla fine si sposa. Il meccanismo di ragionamento a cui noi siamo abituati da millenni è quello lì. Situazione, complicazione, domanda, e poi lì inizia il ragionamento. Esempi di domande. Allora, cosa succede? Che tipicamente prima c'è la situazione, poi la complicazione, poi la domanda, ma in realtà sta roba qua si mischia. Cioè voi vi trovate ad affrontare diversi tipi di ragionamento. E qui andiamo da Barbara Minto che ce li ha descritti. Vediamoli. Vabbè, qui ci sono una serie di complicazioni, va bene, per leggere, però vediamo un esempio. Tutte le principali settori sono stati una volta dei settori in crescita, ma ora alcuni di questi sono, diciamo, di fronte al declino. Altri che pensavamo fossero, diciamo, ormai alla fine della loro crescita, hanno ormai smesso di crescere. In ognuno di questi casi la crescita è, minacciata o rallentata o addirittura fermata. E questo succede non perché il mercato è saturo, ma perché c'è un fallimento dei manager. Questa cosa qui, se volete, è la sintesi di Marketing Miopia che lui ha letto quando ha fatto il corso di marketing con me, di Levitt. Qual è la situazione? Molte industrie hanno smesso di crescere e sono a rischio di declino. Qual è la complicazione? L'assunzione che la crescita è minacciata perché il mercato è saturo non è vera. Qual è l'assunzione corretta? Questo è quello che, se lo mettete in una struttura mentale di ragionamento, la vostra domanda deve essere questa qua. È vero che è un fallimento del management perché inizia il processo di induzione, fare le scatolette, eccetera, eccetera. Con lo yen forte, un crescente numero di ambienti competitivi sta andando in crisi e Washington non è in grado di vincere, di negoziare con il Giappone. Molti manager negli Stati Uniti e in Europa hanno abbandonato la ricerca di nuove opportunità nel mercato giapponese. La frustrazione ha fatto sì che i tentativi di diventare insider, cioè domestici in Giappone, sono falliti. Alcune società hanno deciso di andare in Cina o in India e di ignorare il Giappone, che però potrebbe essere un errore grave. Allora, situazione. Le aziende europee e americane sono frustrate dall'ingresso nel mercato giapponese. La complicazione, se ne stanno andando da un'altra parte, Cina e India. È sbagliato? Stanno facendo un errore? Vedete che ogni frase che voi leggete può essere ricostruita con situazione e complicazione, a che domanda devo rispondere per capire se questa frase è vera o no. Scusate, poi qua c'è il vostro ragionamento, che è quello che abbiamo visto prima, che è la conseguenza a una domanda. Io chiaramente vi aiuterò sempre, vi porrò le domande. Dimmi qual è il DNA strategico di un'azienda e poi dimmi perché guida le decisioni, dimmi perché è specifico. Quindi, questo lavoro qui un po' lo faccio io. Voi dovete fare il ragionamento che abbiamo visto prima, che cos'è induttivo, cos'è deduttivo.
E poi ci sono le conclusioni, che vuol dire cosa pensiamo di fare. L'ultimo passaggio che volevo fare era questo, per darvi alcune strutture comuni, cioè quando voi fate qual è la situazione, quindi situazione, complicazione, domanda, in realtà le situazioni sono diverse, ce ne sono 7, per fortuna non di più. Siete sempre dentro una di queste. Le più comuni sono queste. Primo, sai, non sai come andare da un posto all'altro. Quindi la situazione è che vuoi andare in R2, la complicazione è che sei in R1, la domanda che devi farti è come andare da R1 a R2. Questo è l'esempio, la struttura mentale del caso Sandland. Io sono in R1, sono un enologo, eccetera, eccetera, voglio andare in R2, voglio fare la mia ditta di vini e voglio avere la crescita. Come faccio ad andare lì? Compro i vigneti o compro la casa? Poi c'è il secondo e il terzo, che è, tu sai come andare da R1 a R2, ma non sei sicuro che sia giusto. Quindi la situazione è, voglio andare da R1 a R2. La complicazione, la soluzione per andare da R1 a R2 è questa. Ad esempio, io vi avessi chiesto, invece di chiedervi vigneto o casa, avessi detto è giusto comprare la casa? Quindi per crescere è giusto la soluzione 1? E qui la domanda è giusta quella soluzione, come faccio a farla? La terza è abbastanza simile, cioè sai che è giusto ma non sai come farlo. Tipicamente questo tipo di domanda in classe non succede mai, perché capire come implementare è una roba difficile, cioè ci vuole tanto tempo, i casi dovrebbero essere molto complicati. Ma nelle discussioni di solito ci fermiamo o alla 1 o alla 2. Poi abbiamo le variazioni delle prime due, che sono pensi di sapere come andare da Euro 2 e come farlo, ma la soluzione non ha funzionato. Per cui la situazione è, cioè avevo R1, R2, sapevo che R2 era la soluzione. La soluzione non ha lavorato, non ha funzionato, cosa devo fare? Se riusciamo ad arrivare in tempo, faremo un caso sull'integrazione verticale nel mercato del cibo congelato. E lì ci sarà il caso in cui viene lanciato un nuovo prodotto surgelato e non funziona. Un'azienda che aveva un enorme track record di prodotti surgelati e aveva il 90% del mercato dei piselli congelati, lancia la pizza congelata è un disastro. Loro avevano, per analogia, applicato la soluzione dei piselli surgelati alle pizze surgelate, perché i piselli hanno funzionato e le pizze no? Altra situazione, hai diverse soluzioni possibili, ma non sai quale. Quindi qual è la situazione che ho R1, R2, magari pure, cioè che voglio andare da R1 a R2, ho tre alternative, qual è la migliore? Che è una versione un po' più complicata di questa qua, se volete. Come faccio ad andare da R1 a R2, oppure come faccio ad andare da R1 a R2 con tre alternative. Questi ve li avanzo perché sono complicatissimi, non succedono mai. Però li avete scritti qua, se volete. Ora, sono stato un po' lungo e mi rendo conto anche un po' filosoficamente noioso, però soprattutto spero almeno di avervi convinto a provare, quando dovete rispondere a una domanda, a costruire un modello mentale e poi di comunicazione che assomiglia a questo qua. Sapendo che questo io cercherò di darvelo, perché vi devo aiutare a impostare, a definire il problema, ma questo è il vostro mestiere, cioè costruire la piramide a supporto di quello che voi volete sostenere. È fondamentale quando in classe dovete comunicare o sul foglio di Google dovete comunicare quello che avete pensato, ma poi quando uscite di qua sarà fondamentale tutte le volte che dovete prendere una decisione.
questo, se vi esercitate con questo modello, poi lo potete usare anche nel mondo, diciamo, normale delle decisioni manageriali che prenderemo. Ci vediamo. Professore, scusi. Sì? Posso farle solo una domanda prima del termine della lezione? Tutte quelle che vuoi. Volevo chiederle, l'altra volta, lo scorso lunedì, ha inviato il link per la compilazione del diario, che a me sia arrivato particolarmente in ritardo, ma non credo, intorno alle 6:15, mi sembra. E io purtroppo la sera del lunedì lavoro sempre, quindi non ho avuto l'occasione di...